microfono. Prova, prova, c'è. Signore e signori, buonasera e benvenuti all'ascolto e alla visione di Canale 7, dai cui teleschermi state per assistere all'incontro valevole per la settima giornata di andata del girone C del campionato di Serie A, prima divisione nazionale di pallamano maschile. Ad affrontarsi questa sera sono le due compagini cugine dell'HC Fondi e dello Sporting Club Geo d'Ergaeta, e quindi derby stasera, dopo che l'HC Fondi si è aggiudicato nell'ultima giornata il primo derby con la Lazio. E mentre vediamo che la difesa del Gaeta recupera il primo pallone sul tentativo di attacco dei Fondani, e ora c'è ora il tentativo del tentato dal numero 9 Fritegotto, uno dei giovanissimi di Pontinia che è andato a giocare a Gaeta da lo scorso anno. E ora gli arbitri, che sono i signori Cosenza e Schiavone di Siracusa, bloccano il cronometro per consentire i soccorsi al numero 22 del Gaeta, Ponticella. Vediamo ora la prima azione manovrata in qualche modo da parte del Gaeta. Non forzano certamente i ritmi gli ospiti, tentano di portare al tiro e riescono. Il numero 6, si tratta di Bettini, che va a realizzare la prima rete dell'incontro, portando quindi avanti, dopo poco più di un minuto di gioco, la formazione del Geo d'Ergaeta, 1-0. Quindi vediamo come sviluppa ora l'azione d'attacco del giocatore in maglia rossoblu, con Antonio che tenta l'avventura personale e sembra in palla questa sera il giocatore dell'Angola, ex di turno e uno degli ex della partita, che va a realizzare la sua prima marcatura personale, portando quindi nuovamente in parità le sorti dell'incontro. Vediamo ora come sono schierate in campo le formazioni. Il Gaeta dalla sinistra verso la destra del proprio schieramento offensivo, ed è nell'ala sinistra con il numero 6 Bettini, colui che è andato in gol per la prima volta, il numero 4 Giunci, il numero 13 Onelli, l'allenatore giocatore, l'uomo di grande esperienza e classe della formazione del Gaeta. Il numero 3 è l'altro dei giocatori di Pontinia, Daniel Recchiuti, mancino che ha già dimostrato buonissime cose fin dallo scorso anno, quando ha fatto capolino per la prima volta nella Serie A, massima competizione nazionale. Con il numero 9 c'è l'altro giocatore, l'altro mancino di Pontinia, Andrea Fritegotto, che va a chiudere l'arco offensivo, con l'aggiunta del giocatore numero 14 Marco Panariello, un altro degli ex di turno, che è schierato nel ruolo di pivot. Ha tentato la conclusione personale Onelli, che è andata a scheggiare la base del palo, e ora c'è un bravissimo Gianluca Di Manno che va a servire De Torre. De Torre ben lanciato, però il suo tiro termina leggermente alto. C'è ora, vedete, il numero 46 del Fondi, Vincenzo Di Manno, che va a realizzare una delle sue classiche reti dopo aver recuperato la palla sull'errore avversario, e porta per la prima volta avanti la formazione dell'HC Fondi. Il Gaeta, che quest'anno si è affidato molto ai giovani, un ricambio generazionale che sicuramente è di grande avvenire, i giocatori che ha a disposizione l'allenatore giocatore Onelli, anche se per ora stanno pagando lo scotto dell'inesperienza, perché dopo cinque partite sono ancora a zero punti. Vedete il tiro di Fritegotto, facilmente preda del portiere D'Angelis, tenta la seconda fase, è ottimo il passaggio di Gianluca Di Manno per Molineri, anche egli va a stringere troppo, però la conclusione tentava di farla passare tra palo e portiere, ma non riesce, perché il suo tentativo va a stamparsi sulla base del palo. Ancora un errore in attacco dei giocatori del Gaeta, ora D'Angelis che va a servire nuovamente un liberissimo Molineri, questa volta il suo tiro è preda del portiere Cenzo, bravissimo nel chiudere, ma non può far nulla il numero 16 della formazione del Gaeta sulla ribattuta, sul tap-in di Stefano Di Manno, che ha raccolto la palla respinta dal portiere e l'ha scagliata in rete. Quindi 3-1 per la formazione fondana quando siamo nel quinto minuto di gioco.
Andiamo a vedere anche come schierata la squadra di Mister Manzi, con Giovanni D'Angelis in porta, reduce dalla bellissima prestazione di Roma con la Lazio, battuto però questa volta dal tiro in doppio appoggio di Salvatore Onelli, che appena ha trovato lo spazio non ci ha pensato due volte, ha scagliato il pallone alle spalle di D'Angelis per il 3-2 della formazione, sempre in favore della formazione fondana. Vediamo ora il Luca Salemme con il numero 87 nel ruolo di ala sinistra, Antonio nel ruolo di terzino sinistro, poi Gianluca Di Manno schierato centrale in questa prima fase dell'incontro. Servizio per Stefano Di Manno che si gira, tenta almeno di farlo, ma è fermato fallosamente dal difesa della formazione del Gaeta, in particolare il numero 4 Giunci, che va a fermare fallosamente il pivot e capitano della formazione fondana. Dicevamo con il numero 22 nel ruolo di terzino destro Stefano De Torre, e con numero 13 nel consueto ruolo di ala destra Martin Molineri. Ancora uno schema che tenta di servire Stefano Di Manno, il pivot della formazione fondana, non va a buon fine, e ora c'è invece Onelli che nel tentativo di seconda fase commette infrazione di passi, e Stefano Di Manno, ultimamente lanciato in contropiede, va a realizzare la sua prima rete personale, anzi la seconda rete personale, scusate, e portare a 4 le reti della propria squadra. Siamo 4-2 dopo 5 minuti e 40 di gioco. Una partita comunque che si dimostra, come sempre lo sono i derby, sentita sia dalle due squadre in campo sia dal pubblico, che riempie in buona parte gli spalti del palazzetto dello sport. C'è ora l'ammonizione ai danni, vediamo, ai danni di De Torre, che ha fermato fallosamente Onelli, che con una finta, un cambio di direzione si stava infilando nel cuore della difesa fondana. Sono ripartiti dai 9 metri i giocatori di Gaeta, ma c'è un'infrazione di piede commessa dai giocatori ospiti. Gianluca Di Manno ora che si accentra, scarica su Antonio, ma c'è ora un'infrazione commessa anche dai giocatori del fondo. Gli arbitri fermano l'azione e riassegnano il pallone ai giocatori del Gaeta. Il tentativo di Recchiudi ora viene respinto dalla difesa fondana, ma c'è un'ammonizione ora ai danni anche di Salemme. Gli arbitri fermano ancora una volta il cronometro e chiedono di andare ad asciugare probabilmente il parquet del palazzetto dello sport. No, si tratta solo di soccorrere Gianluca Di Manno, che è stato colpito in viso probabilmente dal pallone scagliato da Recchiudi nella circostanza precedente. Vediamo ora che nel ruolo di pivot con il numero 22 è rientrato in campo il giovane Ponticella, che ha sostituito Marco Panariello, e vediamo ora come si sviluppa l'azione d'attacco del Gaeta con Onelli sempre per Recchiudi, si scambia di posto con Fridecotto. Fridecotto ci pensa un po' prima di subire il fallo di Antonio, si riparte da 9 metri, ancora Recchiudi per Onelli che si alza e va a colpire ancora una volta. Della serie la classe non è acqua, e di certo Salvatore Onelli questa classe la possiede da sempre. Comunque si è andato ad alzare, appena ha trovato il pertugio giusto ed ha battuto tutta la difesa, compreso il portiere D'Angelis, sorpreso dalla sua conclusione. 4-3 ora, sfugge il pallone a Gianluca Di Manno, ne approfitta il numero 6 Bettini e riesce a realizzare la sua seconda rete personale, Bettini, e a portare in parità nuovamente le sorti dell'incontro. Quindi dopo 7 minuti e 40 di gioco ristabilita la situazione di parità 4-4, ancora troppi errori da una parte e dall'altra. Una difesa abbastanza alta quella del Gaeta, una sorta di 3-2-1, vedete, nel tentativo di bloccare la difesa, la manovra fondana. Ancora è bellissima questa manovra a scalare, che porta al sovrannumero sulla destra, da dove Martin Molineri questa volta assolutamente lo sbaglia, ma con uno dei suoi classici pallonetti deliziosi va a battere il portiere avversario, riportando avanti il Fondi. Ma dura poco questo vantaggio del Fondi, perché c'è la prima rete anche di Guinci, che porta in parità 5-5. Nuovamente le sorti dell'incontro. Sono passati 8 minuti e mezzo e c'è bisogno di correre di più probabilmente per gli uomini di Manzi, vista la giovanissima età degli avversari, riescono a partire sempre velocemente quando recuperano il pallone. Gioca di mano per Stefano De Torre, il tiro respinto dal portiere Cienzo. Ancora gioca di mano, gioco a due con
il fratello maggiore Stefano Di Manno che ben servito tenta di girarsi ma viene fermato fallosamente. C'è anche un'ammonizione ai danni proprio del numero 4 della formazione gaetana. Riparte ora con Antonio che si è scambiato di posto con Gianluca Di Manno. Il tiro di De Torre, tentava di sorprendere il portiere avversario con un tiro basso, non si è fatto sorprendere. Censo, sembra sicuramente ottima la sua prestazione finora, già degli interventi importanti, e può rimettere in gioco sul punteggio di 5-5. Siamo al decimo minuto e il Gaeta ha l'occasione con la propria azione offensiva di riportarsi avanti. Un Coronelli per Ricchiuti, Vinci, ancora Ricchiuti che tentava di accentrarsi, è stato fermato fallosamente dalla difesa fondana. Nuovo tiro di punizione da 9 metri. Ancora Unelli che orchestra a dovere le azioni della propria compagine. Ricchiuti dopo un palleggio va a incrociare ora il numero 4 Quinci con un tiro ancora una volta schiacciato a terra che termina a lato dopo aver sfiorato il palo. Antonio per Dettore, si incrociano i giocatori terzini fondani con Gianluca Di Manno poi che scarica su Stefano Dettore, ma ora sono costretti a manovrare contro la difesa schierata del Gaeta. Vedete una 3-2-1 abbastanza alta con il numero 6 Bettini a fare da centro avanti nel, come punta anteriore della difesa del Gaeta. E ora il fallo c'è stato invece commesso al momento di andare alla conclusione, quindi si riparte ancora dai 9 metri a beneficio della formazione fondana. Antonio ora che va a tagliare nel ruolo di doppio pivot, Gianluca Di Manno finta il passaggio, poi scarica nuovamente su Molineri che si accentra, fa giungere il pallone a Dettore, ancora una parata di Cenzo, e però questa volta Dettore ottimamente raccoglie un pallone e vedete Molineri che lo trasforma in rete come novello Remida, che trasforma in oro ogni pallone che gli passa tra le mani con una virgola, tiro a effetto, la cosiddetta girella, va a superare il portiere avversario riportando avanti la formazione fondana. Sono stati bravi questa volta i giocatori rossoblu a sfruttare l'errore in fase di impostazione della squadra del Gaeta, e anche questo è un limite, questo è un limite della gioventù in qualche modo, della inesperienza della squadra gaetana, così come riesce ad essere più veloce nelle ripartenze, magari ad arrivare prima sul pallone degli avversari, però patisce anche questa inesperienza che la porta a sbagliare dei palloni proprio al limite della propria area di gioco. Ancora un fallo subito da Recchiuti, che ci sembra sicuramente il più intraprendente della propria formazione, almeno contro la difesa schierata dei fondani. Gli arbitri fermano il cronometro quando sono passati 11 minuti e 45 secondi nella prima frazione di gioco per asciugare nuovamente il parquet del palazzetto dello sport. Gli arbitri, che lo ricordo, sono i signori Cosenza e Schiavone di Siracusa. Ancora l'azione d'attacco della Geoter Gaeta con Fridegotto che si accentra, poi scarica sul proprio compagno Recchiuti. Ottima l'avventura personale, l'azione personale di Recchiuti, che riesce a infilarsi nel cuore della difesa fondana e a subire fallo che è giudicato da rigore dalla coppia arbitrale. Quindi primo 7 metri dell'incontro al cui tentativo di trasformazione va proprio il mancino di Pontinia, Daniel Recchiuti. Sicuramente una delle più belle realtà della pallamano, espresse dalla pallamano Pontina degli ultimi anni. Tentativo dei 7 metri e c'è la rete da parte di Recchiuti, prima personale, e nuovamente parità tra le due squadre in campo. E come possiamo vedere in un derby, in qualsiasi derby che si rispetti, la differenza di valori in campo, almeno quella di cui parla la classifica, con i 12 punti contro gli 0 in classifica del Gaeta, 12 punti del Fondi, fino a questo punto non si stanno vedendo. Ancora un tentativo di Gianluca Di Manno, ma bravo ancora Cenzo a intercettare il pallone, poi è ottimo l'intervento di Molineri che riesce a bloccare l'azione di contropiede della formazione del Gaeta. Servito ora è già dall'altra parte Martin Molineri, bellissima la sua azione, cambio di direzione sul proprio avversario diretto, e tutte le ultime reti sono proprio del mancino italo-argentino che riporta ancora avanti la propria formazione. 14° di gioco, 7-6 per l'HC Fondi. Ancora l'azione d'attacco del Gaeta, maglia bianca e pantaloncino
rosso, classica divisa della formazione del Golfo, con ancora una volta Ricchiuti che tenta l'avventura personale, poi Ponticella che recupera un pallone vacante dopo il fallo subito da Ricchiuti, si accentra ora Bettini, subisce il fallo ma il pallone poi arriva ugualmente a Onelli, il braccio era alzato da parte degli arbitri, sta sfuggendo il pallone ad Angelis per la precipitazione nel rilanciare il contropiede, buon per lui che riesce a raccoglierlo prima che varchi la linea di porta, e ora c'è una infrazione di piede commessa da Antonio e Onelli è lanciato in attacco, ma vedete il portierone Fondano si mostra di essere entrato anch'egli in partita e dice no a un... ha un'azione di uno contro uno con Onelli lanciatissimo sui 6 metri avversari. D'Angelis riesce a chiuderlo e vedete riesce a neutralizzare anche la grande esperienza e classe di Onelli. Onelli che ora passa nel ruolo di terzino destro mentre c'è Marco Panariello nel ruolo di centrale. Aspetta che si accentri Bettini, scarica ancora su Panariello, recupera il pallone, un ottimo Vincenzo Di Manno e lancia solitario Martin Molinelli con un nuovo pallonetto. Va a battere il portiere avversario, portando a 2 le lunghezze di vantaggio per la propria squadra. 15° di gioco, 8-6 tenta l'avventura personale Marco Panariello ora, e c'è l'esclusione ai danni di Filipovic Antonio, un altro degli ex di turno, giocatore angolano reo di aver commesso fallo su Marco Panariello che ormai si stava liberando al tiro, e quindi c'è un nuovo tiro dai 7 metri concesso a favore della formazione del Gaeta, al cui tentativo di trasformazione va ancora una volta il numero 3 Ricchiuti. Abbiamo Ricchiuti contro D'Angelis e questa volta cambia angolo e cambia anche modalità di tiro. Ricchiuti bravissimo nel battere il portiere avversario D'Angelis, inutile il suo tentativo di intercettazione della palla, 8-7, quindi una sola lunghezza, e c'è il cambio anche nelle file del Fondi che è in inferiorità numerica per presumibilmente per i prossimi 2 minuti, con Vincenzo Panariello in campo nel ruolo di centrale, Molinelli per De Torre cercano, dovrebbero muoversi di più i giocatori Fondani visto che hanno l'uomo in meno, ma sembra almeno in questo caso fa buona guida la difesa, fa buona guardia la difesa del Gaeta, anche se costa un'ammonizione a Bettini l'azione precedente. Comunque i Fondani che ora portano Vincenzo Panariello alla sinistra e tentano l'azione al volo, la volée tra Stefano Di Manno e Martin Molinelli, uno sguardo d'intesa, era quasi riuscito lo schema anche se parato, ma gli arbitri hanno decretato l'infrazione di linea in quanto Molinelli ha toccato terra prima di giungere alla conclusione e quindi ha commesso questa infrazione di linea che è stata prontamente rilevata dalla coppia arbitrale. Ora Quinci in azione per Marco Panariello, si scambiano di posto con Onelli e poi tentavano di servire il proprio pivot Ponticella. D'Angelis, ottimo il suo servizio per Molinelli, e questa volta non sbaglia e riporta a più 2 il punteggio per la propria squadra. Pallone recuperato dalla difesa, lancio preciso di D'Angelis e rete di Molinelli. Con il numero 7 ora in campo il capitano e veterano della formazione del Gaeta, Marciano, nel ruolo di ala sinistra, andato a rilevare Bettini. Ancora Onelli, una finta, poi scarica su Giunci, su cui sfugge il pallone, poi lo recupera, il tiro è deviato però dalla difesa fondana e si riprende quindi con un tiro d'angolo a favore della formazione del Gaeta. È stato colpito al volto probabilmente dal tiro precedente De Torre, la dinamica è stata abbastanza veloce, abbiamo visto la deviazione, e ora Marciano che va a rimettere in gioco il pallone dall'angolo per Onelli. Onelli ora nel ruolo di terzino sinistro, palleggia, si accentra, poi scarica sul proprio compagno Marco Panariello, ancora per Quinci e Marciano che è servito. Vedete anche Marciano va a mettere subito a frutto la sua esperienza con un tiro tra palo e portiere che riporta a meno 1 il Gaeta. Certo c'era l'uomo in meno, ma probabilmente è stata anche poco mobile la difesa della Cacciffondi in questa circostanza. Sono di nuovo tutti in campo con Marco Lauretti che ha fatto il suo ingresso in campo nel ruolo di ala sinistra. Panariello che si scambia con
che scambia con De Torre, va in posizione di doppio pivot, e Gianluca Di Manno che iscrive anche il suo nome nel tabellino dei marcatori, portando a 10 le reti della propria squadra. E Quinci che si alza e ottimamente sorprende il portiere Fontano D'Angelis, quindi nuovamente 10-9, partita che si mantiene tutto sommato equilibrata. È vero che tranne la prima rete l'HC Fondi è stata sempre avanti, ma è vero anche che il Gaeta è sempre lì a tenere viva la partita, e la partita effettivamente finora è equilibrata. Onorato Pestillo in campo nel ruolo di ala destra, Panariello per scambia con De Torre, scambiano di posto, poi il servizio è per Gianluca Di Manno che serve Vincenzo Panariello che va a rete, mettendo a frutto questo schema della formazione fondana. 11-9, 92 le reti di vantaggio. Ponticella che va alla conclusione, ben servito, era stata bella la rete pure del pivot, del giovane pivot della formazione del Gaeta, ma aveva commesso infrazione di linea plausibilmente, e quindi gli arbitri sono tornati indietro e hanno fischiato il fallo commesso ai danni proprio del numero 22 Gaetano. Punteggio che è di 11-9 per la formazione dell'HC Fondi, ed è costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'HC Fondi Vincenzo Di Manno. Speriamo non si tratti di nulla di grave per il forte giocatore fondano. Abbiamo il dottor Dante Virgilio e il professor Alceste Cardinale che sono andati a soccorrere il giocatore. Purtroppo non sembra poter appoggiare ancora il piede a terra, potrebbe essere qualcosa al ginocchio, un ginocchio che travaglia un po' il forte giocatore rosso-blu da qualche tempo. Sono costretti a portarlo fuori, speriamo non si tratti di nulla, speriamo possa riprendersi il giocatore fondano. È ancora troppo vicino al rettangolo di gioco, quindi sono costretti a portarlo più lontano a braccio i dirigenti fondani. E raccoglie l'applauso del pubblico Vincenzo Di Manno, mentre Fortunato Marciano va al tentativo di trasformazione dei 7 metri con Amendolaggine che ha sostituito D'Angelis e subito va a parare il rigore della formazione avversaria. C'è bisogno comunque di cambiare marcia per i giocatori fondani se vogliono mettere al sicuro la partita. Cambiano di posto ancora Panariello, Vincenzo Panariello e Stefano De Torre. Gianluca Di Manno ora per De Torre, Panariello che scarica su Stefano De Torre, va nel ruolo di doppio pivot e poi spazio aperto per Stefano Di Manno, quindi sta funzionando bene per ora questa situazione di doppio pivot per i fondani, che al 20° di gioco si portano sul più 3, ma è bravissimo anche Recchiudi a realizzare la sua terza personale, la prima però su azione dopo i due rigori, e a riportare nuovamente a meno 2 la propria compagine, 12 per chi attacca l'HC Fondi, 10 per chi difende lo Sporting Club Geoter Gaeta. Ancora Pestillo per De Torre, Panariello che si avvede della chiusura, del tentativo di chiusura del fratello di Marco Panariello, quello del Gaeta, che era uscito su Gianluca Di Manno, tenta lo scavalcamento, l'avventura personale, ed è fermato fallosamente. Riesce quindi a procurarsi il centrale della formazione fondana un tiro di punizione dei 9 metri da cui può ripartire l'azione d'attacco dei fondani. Sono passati 19 minuti e 52 secondi dall'inizio della partita e il punteggio vede avanti l'HC Fondi per 12-10. Ricordo che è una partita valida per la 7ª giornata di andata del campionato nazionale, campionato di Serie A, prima divisione nazionale, girone C che vede al secondo posto l'HC Fondi, mentre Gaeta è finora all'ultimo posto con 0 punti. E vediamo anche l'ottima conclusione di De Torre, verrà a realizzare la sua prima marcatura personale riportando a più 3 la propria squadra. Infrazione di passi commessa da Onelli, gli arbitri chiedono di rettificare il punto di battuta della punizione, e comunque c'è una ghiotta occasione per portarsi sul più 4 e cominciare a scavare un solco importante per il proseguimento del match. Ora Panariello per De Torre, Pestillo, poi ancora il pallone che giunge a Vincenzo Panariello, parte lo schema dall'altra parte con un incrocio, Panariello ancora che scarica su De Torre e poi va nel ruolo di doppio pivot, l'errore però, l'incomprensione, il passaggio un po' troppo alto da parte di
Dettore, ma è ancora più grave questo, che lancia nuovamente in attacco Stefano Di Manno, il cui tiro però batte sulla base del palo e termina sul fondo. È stata un po' troppa precipitazione anche tra i giocatori del Gaeta, che hanno buttato via un pallone, buon per loro che però il tiro di Stefano Di Manno abbia colpito la base del palo, e si resta quindi sul più 3 per l'HC Fondi. Marco Panariello ancora per Onelli, ora va anche Marco Panariello nel ruolo di doppio pivot, dialogano intanto i suoi terzini con ancora un tentativo sottomano, classico sottomano di Onelli, che è preda dell'altro ex della partita, Amendolagine, che da appena entrato subito ha fatto due interventi importanti. E Onelli poi nel tentativo di fermare la seconda fase, la prima o l'eventuale seconda fase dei fondani, commette un fallo scaraventando Gianluca Di Manno a terra ed è quindi escluso per 2 minuti dalla partita. Prima superiorità numerica per la formazione fondana, e in questo momento è particolarmente importante saperla sfruttare. Viene richiamato intanto Fredegotto in panchina, rientra Marciano, e Onelli che ora dalla panchina nei prossimi 2 minuti potrà dedicarsi pienamente al ruolo di allenatore. Quindi uomo in più, Lauretti per Gianluca Di Manno, Vincenzo Panariello, De Torre e Pestillo, tutto l'arco offensivo fondano, e poi lo spazio per Marco Lauretti, che si fa trovare pronto e risponde immediatamente presente, portando a più 4 una rete importantissima. Questa si comincia a scavare effettivamente un solco nel punteggio, 14-10 dopo 22 minuti di gioco. Andiamo ora il Gaeta, costretto ad attaccare con l'uomo in meno, Marco Panariello, che tenta di servire il proprio pivot, raccoglie la respinta della difesa fondana e poi subisce il fallo ad opera di Gianluca Di Manno. Il pallone ancora per Marco Panariello, tenta l'avventura personale, si libera prontamente, c'era stato ancora un intervento importante di Amendolagine, e c'è ora il time out chiesto da Onelli, dall'allenatore giocatore del Gaeta, che sfrutta anche questo momento in cui ha potuto guardare la partita da fuori, probabilmente ha notato qualcosa sia nella difesa che nel gioco d'attacco dei propri compagni, sebbene siano con l'uomo in meno, e ha chiamato il time out per cercare di rimettere un po' a posto, anche perché ha visto che il punteggio comincia a mostrare uno scarto importante per l'HC Fondi. Ricordiamo, siamo sul 14-10 quando mancano 7 minuti e 25 secondi alla fine del primo tempo. Ricordo che il girone C è guidato, e non potrebbe essere altrimenti, della classifica dalla Junior Fasano, che ha vinto tutte le cinque partite che ha disputato finora, perché le giornate di campionato sono state 6, ma naturalmente a turno una delle compagini, delle 9 compagini del girone riposa, e la Junior Fasano ha già riposato, così come ha riposato il Gaeta, hanno disputato cioè 5 match, mentre l'HC Fondi non ha ancora riposato, lo farà nell'ultima giornata, la 9ª giornata riposerà l'HC Fondi. Ha disputato 6 partite finora, 4 vinte, 3 sul proprio terreno di gioco e una importantissima sul campo della Lazio nell'ultima giornata giocata, perdendone 2, una un po' a sorpresa con il Chieti nella seconda giornata di campionato, l'altra così, che poteva essere nelle previsioni, sul campo della Junior Fasano. E in campo c'è anche il numero 1, un altro ex, un portiere dalle grandi speranze, che è Dario Di Palma, l'anno scorso in casacca rossoblu, poi anche egli come i suoi amici di Pontinia ha scelto di andare a giocare a Gaeta. Gli auguriamo naturalmente tutta la fortuna possibile a questo giovanissimo, che si è dimostrato valido anche la scorsa stagione quando è stato chiamato in causa anche nella prima squadra. Dario Di Palma con il numero 1 in porta, è subentrato a Cenzo. Tanto vediamo ancora l'attacco con l'uomo in meno del Gaeta, difesa attenta, braccio alzato degli arbitri, sfugge il pallone a Bettini, devono andare alla conclusione i giocatori del Gaeta, vi riescono ed è sfortunatissimo il numero 4 Quinci, perché il suo tentativo di tiro ha colpito tutti e due i pali. Gianluca Di Manno in slalom, ma commette fallo di sfondamento il numero 26 fondano, aveva concluso in maniera vincente la propria azione personale, a giudizio degli arbitri ha commesso fallo di sfondamento al momento di superare l'ultimo ostacolo del suo slalom personale. Rientra in campo Nelli, quindi nuovamente ristabilita la parità numerica tra le due squadre in campo, e può manovrare in parità numerica anche il Gaeta, con Nelli per Quinci,
ancora dialogano i due terzini della formazione del Gaeta, una finta bellissima da parte di Onelli, è un bellissimo intervento, ancora una volta una risposta importante da parte di Amendolaggine, sta dimostrando di essere entrato subito in partita, bellissimo gioco a due intanto tra i fratelli Di Manno, il minore dei due si tira dietro, buona parte della difesa e serve un assist bellissimo a Stefano, proprio capitano e pivot, andando a segni, che va a segnare la rete che vale il più 5 per la propria squadra, 15 a 10 ora. Onelli per Marco Panariello, ora nel ruolo di terzino destro, ancora uno scambio tra i terzini, poi parte Bettini dall'ala, carica ancora sul proprio compagno numero 4 il terzino Quinci, ma è fermato il tiro da muro difensivo Fondano che devia il pallone in angolo, si riparte quindi da questo tiro d'angolo, ancora attaccano sul lato sinistro del loro versante offensivo i giocatori del Gaeta e poi bravissimo Vincenzo Panariello a evitare il passaggio che doveva giungere nelle intenzioni di Onelli al fratello Marco, e poi Gianluca Di Manno che tenta l'avventura personale, va un po' a chiudersi di lato e il suo tiro termina sull'esterno della rete, non sfruttata quindi questa occasione di seconda fase, tentativo di passaggio al pivot, è bravissimo Pestillo a chiudere lo spazio che, e poi però c'è un malinteso tra Amendolaggine e anche Stefano Di Manno e lo stesso Pestillo, peccato per questa occasione, sono già due le occasioni buttate al vento per aumentare il vantaggio da parte dei giocatori fondani, il punteggio resta di 15 a 10, 4 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Marco Panariello ora nel ruolo di centrale, rientrato in campo Recchiuti, andato a sedersi in panchina Onelli, taglio di Marciano che riesce a sorprendere tutta la difesa fondana e sebbene il suo tiro termini sul fondo, Marciano ha subito il fallo da parte di Stefano De Torre che costa alla formazione fondana l'esclusione temporanea del suo numero 22, quindi una nuova inferiorità numerica nei prossimi due minuti e anche il tiro di rigore al cui tentativo di trasformazione va nuovamente Recchiuti, che ne ha fatti due.